Premio Architettura ha presentato i 6 progetti vincitori. La novità di questa edizione è stata l'organizzazione di un concorso di progettazione per l'allestimento della mostra itinerante che nei prossimi 6 mesi girerà tutta la Toscana. Libri, presentato il volume Metà giardino, metà galera. Alla presentazione a Palazzo del Pegaso sono intervenuti il garante dei diritti dei detenuti e gli autori Alessia Lavilla e Leandro Vanni. Sport, al via la Gran Fondo del Mugello, presentata in una conferenza stampa la corsa che si svolge domenica 23 giugno, organizzata da SD Mugello Toscana Bike, che vale anche come prova unica del campionato nazionale WISP di cicloturismo per società. Presentati alla Palazzina Reale di Piazza Stazione a Firenze i vincitori della quarta edizione del PAT 2024, un premio all'architettura contemporanea con particolare attenzione alla sua funzione sociale. I 6 progetti si sono mostrati pienamente calati nella richiesta di capacità dell'interpretazione del contesto, della funzionalità sociale delle opere realizzate, della qualità costruttiva e della responsabilità ambientale, parametri cardine della valutazione. Il presidente del Consiglio regionale ha ribadito come ogni anno il premio sia l'occasione per una riflessione sul presente e sul futuro di questo settore e della professione di architetto e come per i rappresentanti delle istituzioni rappresenti un momento per ribadire che nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia occorre ancora di più assumere la sfida della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare. Sentiamo le parole di Tommaso Barni, presidente del comitato organizzatore del premio. Il premio di architettura toscana giunge oggi alla sua quarta edizione. È un premio che vuole premiare l'architettura come opera collettiva in cui committente, progettista e impresa costruttrice vengono, diciamo, premiati tutti insieme come soggetti fondamentali per la realizzazione di un'opera di architettura. È un'edizione che ha visto la partecipazione di circa 120 progetti, quindi una buona partecipazione considerando anche il fatto che siamo usciti negli ultimi 5 anni, c'è stato anche un paio di anni di pandemia che hanno inciso non poco su tutto il processo della costruzione dell'architettura. La novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni è stata l'organizzazione di un concorso di progettazione per l'allestimento della mostra itinerante che inizia oggi e che nei prossimi 6 mesi girerà tutta la Toscana. Un concorso piccolo ma simbolico, perché noi come del premio, insomma, promuoviamo molto il concorso di architettura, soprattutto il concorso di progettazione, come lo strumento migliore per scegliere il miglior progetto. E adesso il commento dell'architetto Mario Del Gaudio. Allora, l'idea è nata dal fatto che abbiamo tutti e tre vissuto a Parigi e alla scuola di architettura di Parigi, o meglio, l'École des Beaux-Arts, già nel 1700, correggetemi se sbaglio. C'è questa cultura del lasciarretto, ovvero fare le nottate a scuola per consegnare il proprio progetto la mattina seguente. E il carretto, la charrette quindi, era il mezzo che veniva utilizzato per trasportare queste tavole enormi che erano realizzate al mano, spesso all'ultimo momento, erano ancora sgocciolanti magari e quindi andavano portate in una maniera che si potessero asciugare prima della presentazione della mattina seguente. E siamo partiti da questo concetto, abbiamo sviluppato questi moduli espositivi come dei carretti facili da trasportare, soprattutto perché l'esposizione poi sarà itinerante in tutte quante le province della Toscana, e facili da montare con dei materiali comunemente facili da trovare in cantiere, quindi strizzare anche un po' l'occhio agli addetti ai lavori. L'architetto Michael Carlana si è interrogato sul ruolo che oggi dovrebbe avere un premio di architettura, dovrebbe essere un tramite per chiedersi attraverso una comunità quale sia la direzione futura delle città o dei luoghi. Credo la cosa più importante da dire in questa occasione sia quello di interrogarsi su cosa possa essere oggi un premio di architettura, nel senso che forse più che uno strumento utile all'autocelebrazione di una categoria dovrebbe essere un tramite per chiedersi attraverso una comunità quale sia la direzione futura delle città o dei luoghi.
I criteri che abbiamo scelto con la giuria, con cui è stato fatto un lavoro molto interessante e molto condiviso, è stato quello di scegliere dei progetti che potessero essere dei piloti e quasi dei pretesti per ragionare sui luoghi. È stato premiato sicuramente la specificità che uno di questi lavori ha messo in atto attraverso l'ascolto più che una voce alta. L'architetto Giorgio Cerrai ha aggiunto che il premio è stato concepito per monitorare quello che sta succedendo a livello regionale nel campo dell'architettura, soprattutto riguardo alla qualità dell'esecuzione e alla bontà della commessa. Allora, il premio è stato concepito fin dall'inizio, è arrivata alla quarta edizione, come immagino qualcuno prima di me ha senz'altro detto, è stato concepito per monitorare quello che sta succedendo a livello regionale per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'architettura, per quanto riguarda soprattutto anche la bontà dell'esecuzione e della qualità della commessa. Quindi direi che il risultato è un risultato quasi inaspettato per certi versi, la qualità è assolutamente molto alta. Abbiamo visto una certa quantità di progetti promossi dalle amministrazioni, questo ci fa molto piacere. Ci sono anche diversi progetti che sono il risultato di un concorso, quindi da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo e siamo molto felici di questo perché è il nostro obiettivo principale. È stato presentato il volume edito da Erickson Metà Giardino, Metà Galera, le parole del carcere nella musica italiana di Alessia Lavilla e Leandro Vanni, in un pomeriggio dedicato alle carceri italiane e toscane insieme al garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Gli autori, pagina dopo pagina, portano lettrici e lettori ad accogliere nuove prospettive da cui osservare il carcere, ricostruendo le immagini del giardino e della galera in un intricato gioco di specchi che vuole condurre a porsi nuove domande e interrogativi sul presente e il futuro del carcere e sul rieducativo della pena, sancito e tutelato dalla Costituzione italiana. Sentiamo le parole degli autori Alessia Lavilla e Leandro Vanni. Allora, l'idea è nata sicuramente dal lavoro che svolgiamo, io appunto come funzionario giuridico pedagogico e l'altro autore come ispettore superiore di polizia penitenziaria. Il lavoro, unito alla grandissima passione per la musica italiana e alla voglia di continuare appunto a parlare di carcere, a far conoscere il carcere e quella che è la sua realtà attraverso uno strumento universale e trasversale come quello della musica. Beh, il libro fotografa con tutte le sue contraddizioni la storia di questo paese dalla fine degli anni 50 arriva ad oggi, perché se pensiamo che si chiude, ma non si chiude, perché è una storia che va avanti con tutte le sue sfaccettature positive e negative con Mare Fuori, la sigla di quella fortunata serie TV, percorre appunto la storia di questo paese, che è una storia per molti aspetti difficile sicuramente da indagare. Prendiamo quindi spunto da questo simoro, metà giardino, metà galera, rifacendoci a quella bellissima canzone di Francesco De Gregori che è Viva l'Italia. Ci è sembrato lo simoro e la frase più giusta per una canzone importante, che per un testo piccolo nel suo complesso, ma significativo, che ripercorre appunto la storia di questo paese attraverso le sue carceri. E adesso il commento di Cristiano Grasso, maestro di coro del carcere di Livorno. Allora, la musica e nello mio specifico la musica corale rientrano appieno nell'area trattamentale, dato che attraverso quello che è l'esperienza della musica corale si vanno a toccare quelli che sono i sentimenti magari non educati nell'arco della vita di una persona, e che in questo caso attraverso l'armonia musicale, che però si allarga a quello che può essere proprio una armonia sociale, si instaurano delle nuove relazioni, dei nuovi tipi di incontro con l'altro attraverso l'ascolto, attraverso l'attesa, attraverso quelle che sono sì pratiche musicali, ma che possono essere anche delle pratiche sociali. Ed un punto importante è anche quello della risocializzazione, perché attraverso anche degli incontri con coristi che fanno parte appunto del tessuto cittadino livornese si fanno dell'ampliamento di coro, in cui
cittadini comuni e coristi detenuti si incontrano per poter cantare insieme, quindi un'esperienza che va oltre quello che è soltanto la pura attività corale, ma è qualcosa che rientra proprio più sull'ambito sociale, quindi di musica corale come pratica sociale. Infine sentiamo Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Regione Toscana. La racconta nella storia, attraverso la storia, dal dopoguerra fino ad oggi, con una profondità ed una analisi compiuta dei testi veramente rara. Sono canzoni che tutti conosciamo, che tutti abbiamo sentito, ma delle quali pochissimi abbiamo compreso fino in fondo la profondità, se non la si analizza attraverso lo studio dei testi. E il merito maggiore di questo libro è questo qui, di avere ripercorso la storia di anni terribili per l'Italia e anche di anni terribili per il carcere attraverso le musiche che al carcere fanno riferimento. Presentata l'edizione 2024 della Gran Fondo del Mugello, la Via del Latte, in programma domenica prossima 23 giugno, organizzata dalla SD Mugello Toscana Bike con il patrocinio dei comuni toccati dal tracciato e il supporto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. L'evento è una cicloturistica con anche due cronoscalate cronometrate che danno luogo alle classifiche individuali e di squadra e varie possibilità di scelta del percorso. Secondo Marco Bonci, presidente SD Mugello Toscana Bike, è un'iniziativa di grande rilievo e abbiamo raggiunto il numero di oltre 1000 iscrizioni, ha detto che era il nostro obiettivo massimo. Allora, la giornata si svolgerà come tutti gli anni, con la solita partenza all'interno dell'autodromo del Mugello, dove i ciclisti percorreranno il giro completo dell'autodromo e poi si snoderanno nei quattro percorsi previsti, che sono tre stradali e uno gravel. Quest'anno c'è la novità che sarà anche campionato nazionale di cicloturismo per società WISP, prova unica. Oltre a quello poi ci saranno i soliti tratti cronometrati, che saranno due: la prima salita che sarà Panna di 4,8 km e la seconda sarà Passo alla Sambuca. Ci saranno due classifiche distinte, una per il percorso medio e una per il percorso lungo, dove si preparano i primi tre di categoria. Sono previsti anche quest'anno 1000 ciclisti, perché anche quest'anno abbiamo fatto il sold out, perché mettiamo un numero chiuso per motivi organizzativi, e anche quest'anno abbiamo raggiunto i 1000 ciclisti, insomma, che saranno al via all'autodromo. Per Giovanni Buti, responsabile del ciclismo WISP Firenze, è una corsa che cerca di valorizzare il territorio e il ciclismo, che è uno sport per tutti ed è importante includere nell'evento tutti coloro che prendono parte a questa rassegna. La Gran Fondo del Mugello, come tutte le manifestazioni ciclistiche WISP, cerca di essere di valorizzare il territorio e nel suo insieme. Nella filosofia WISP è uno sport per tutti, quindi deve essere inclusivo e deve anche includere ovviamente anche tutte quelle attività che comunque valorizzano il territorio che viene attraversato dalle nostre manifestazioni. La Gran Fondo del Mugello è un fiore all'occhiello per il Comitato di Firenze, perché è una delle più partecipate, fa anche parte del circuito Terre dei Medici organizzato dal Comitato di Firenze, e quest'anno, come diceva Marco Bonci, presidente, è anche prova unica del campionato nazionale di cicloturismo, quindi è un valore aggiunto. Prevede varie tipologie di percorso proprio per poter includere veramente tutti i ciclisti, fra cui anche un percorso gravel. È già il secondo o il terzo anno, non mi ricordo bene, mi sembra il terzo anno che c'è questo percorso gravel. Sentiamo le parole del Presidente del Consiglio regionale. Sesta edizione dà il senso di una iniziativa che sta crescendo. Quest'anno il via lo darà un grande campione del ciclismo, GB Baronchelli. È un modo per raccontare
quanta cultura del ciclismo ci sia in quel territorio, cultura dello sport, un territorio che sa tenere insieme la bellezza delle proprie strade con la sicurezza, e noi abbiamo la necessità di costruire e offrire ai cicloamatori uno sport più sicuro. Un territorio unico in grado di saper rappresentare al meglio le proprie bellezze, un territorio che coniuga ambiente e sostenibilità, e questa è la sfida del Gran Fondo. Quindi grazie agli organizzatori, grazie a chi ci ha creduto come l'amministrazione comunale, grazie alle volontarie e volontari che renderanno possibile tutto questo. Infine il commento di Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero. Sicuramente è importante la continuità di questi eventi, siamo alla sesta edizione, una domenica e un fine settimana che porteranno all'attenzione il cicloturismo e quindi tutti gli amatori appassionati di questo sport a vivere il Mugello in tutte le sue forme, quindi sia con dei percorsi molto impegnativi oltre a quello permanente che manteniamo per tutto l'anno, ma anche la possibilità di avere anche un respiro all'interno del proprio corpo, della propria anima, anche vedendo i nostri paesaggi, il nostro ambiente, il nostro territorio. Ed è un elemento importante perché poi quest'anno sarà a tappa di campionato nazionale WISP, quindi avrà un valore ancora più importante, il fascino di partire dal semaforo del rettilineo del circuito del Mugello penso sia anche quello uno stimolo per tutti i partecipanti. Soltanto il 2 di giugno scorso ci abbiamo avuto il campionato mondiale di motociclismo e penso sia davvero un elemento importante, anche perché poi insomma si rifocilleranno anche con un pasta party e con nel giorno precedente il sabato con il pacco gara, che sicuramente come ogni anno valorizzerà il territorio e i prodotti del territorio. Quest'anno poi oltretutto sarà in concomitanza anche con i campionati italiani di ciclismo, dove sabato proprio a Scarperia arriverà nel nostro comune Scarperia e San Piero la gara del campionato italiano femminile, e domenica invece in concomitanza col ciclotour ci saranno attraversate le strade del Mugello dai campionati italiani e professionisti ciclismo. Quindi sarà un fine settimana a due ruote però portate avanti dalla forza dell'uomo, ma soprattutto ci darà una bella visibilità come territorio e ci permetterà insomma di accogliere sempre in maniera migliore i nostri ospiti che arriveranno a fare questa ennesima tappa del ciclotour, ma soprattutto a godere delle bellezze del Mugello.